Cari ragazzi, buongiorno e buona domenica. Eccoci qui a questa nuova sbarbata, l'appuntamento con la nuova sbarbata. Vi faccio fare subito una risata. Praticamente avevo preparato, allestito tutto il setup da utilizzare. Avevo fatto le foto ed il video per poi pubblicare su Facebook, editare il video, pubblicarlo anche sul mio canale YouTube, e poi mi stavo accingendo a prepararmi. Allora, la prima cosa, volevo mettere il pennello in ammollo, ma proprio il pennello non c'era, quindi mi sono accorto di questa dimenticanza. Ho recuperato il pennello e quindi ho cancellato il vecchio materiale fotografico e ne ho fatto di nuovo. Vabbè. Poco male, ragazzi, è domenica, io sto rilassato e oltretutto ho dormito proprio bene. Quindi, cosa useremo? Stamattina effettuerò, in verità sono l'ultimo perché loro hanno già dato, un gemellaggio con gli amici con la A maiuscola Alessio Irrera e Fabio Cancellieri. Buongiorno a tutti e due. Principe gemello Alessio e caro Fabio, buongiorno. Facciamo un gemellaggio di rasatura perché andremo ad utilizzare lo stesso set. Ripeto, loro già hanno dato perché ho visto su Facebook, io sono l'ultimo, ma ho dormito anche in più. In verità poi Fabio l'ha fatto ieri sera. Allora, stamattina utilizzerò nuovamente un set Extro, nello specifico 2 novembre, che io ritenevo erroneamente fosse un set che non si trovasse più in vendita. In realtà c'era, c'è, l'ho comprato, quindi anche se con ritardo, ma siamo comunque a novembre, lo vado ad utilizzare. Qual è la caratteristica? Allora, come tutti i saponi Extro, contiene elastina, Q10 ed olio di neem. Questo in particolare sa di cipresso e quindi vedete la firma Extro, perché solo il sapone perfetto viene firmato Extro. Andrà poi completato il rituale con l'aftershave e eau de toilette sempre di 2 novembre, la crema idratante sempre 2 novembre, ok, e poi questo è il fluido balsamico neutro, che si chiama appunto Zero, senza profumazione. Andremo ad utilizzare il rasoio della domenica, questo qua di Lord George Shave Design, dell'artigiano californiano Lord George, che vado immediatamente ad armare con le Treat New Steel. Ok, ecco qua. Queste, se ricordo bene, sì, anche queste hanno la doppia cartina, cosa piacevolissima. Ecco qua. Poi vado ad utilizzare il pre-barba Grooming Dip, però con le indicazioni che mi ha dato l'amico Dino Alberici. Buongiorno pure a te, Dino, e grazie, perché io lamentavo che fosse granuloso, perché ci sono dei granuli, e rimanessero in viso. Lui mi ha detto: guarda, come da indicazioni del produttore, devi semplicemente massaggiare e aggiungere dell'acqua e andranno via. Proviamo, ragazzi. Allora, andiamo a detergere come prima cosa il viso. Questa mattina scrub detergente per uso quotidiano di Bottega Verde al pompelmo rosa. Benissimo, quindi direi che possiamo andare con l'applicazione del panno caldo.
Favoloso, ragazzi, il panno caldo è qualcosa di fantastico. Quindi, ragazzi, andiamo con l'applicazione del Prebalba Grooming Depth. Bene ragazzi, e andiamo adesso con il montaggio. Partiamo con il montaggio. Andiamo a prelevare con la famosa vanga il sapone Extrude 2 novembre. Lo metto nella ciotola. Vado un pochettino ad ammorbidirlo. Devo dire che applicando le indicazioni che mi ha dato Dino di aggiungere poche goccine di acqua alla volta è andato meglio, anche se ci sono ancora dei granuli, però diciamo non vanno ad interferire con la rasatura. Non voglio neanche stare lì troppo a massaggiare per non stressare la pelle. Ok, allora il sapone è nella ciotola, il pennello che andrò ad utilizzare è quello con il ciuffo booty che poi vi scriverò perché non mi ricordo mai il nome e quindi parto con il montaggio. Pennello che io ho messo un pochettino in ammollo come sempre mentre andavo a fare tutte le operazioni preliminari di detergenza del viso, eccetera, eccetera. Poi lo strizzo e diciamo appena umido lo vado ad immergere, in questo caso direttamente in ciotola per il montaggio. Vedete come già sta partendo il montaggio. Ora poche goccine di acqua alla volta senza allagare il sapone e proseguo. Così. Vedete? Inizia a prendere forma, quindi sempre poca acqua alla volta, goccine, movimento di polso e il sapone sicuramente monta, ragazzi, monta. Che profumo, ecco qua, vedete come sta prendendo forma. Mentre io proseguo, fermo il video e ci vediamo tra poco. Bene, ragazzi, il pastone direi che si è formato. Vedete quanto è bello? Quindi possiamo andare ad insaponare il viso. Che profumo.
Allora, montaggio eccezionale, ragazzi, eccezionale. Noto, questo è il testo sapone che uso, che i saponi Xto sono creme, creme, autentiche creme. Guardate che bel montaggio cremoso. È bellissimo questo montaggio. Poi con il pennello Buti il top con questo ciuffo, anche meglio del Simpson, ragazzi, anche meglio del Simpson. C'ho il Chubby 2, ma questo è superiore, bellissimo ragazzi questo pennello, questo ciuffo. Poi ve lo scrivo qual è. Profumazione top, leggera, delicata, di cipresso, ottima. Partiamo con la rasatura, sto in trance ragazzi, è favoloso. Altamente scorrevole. Io ho già usato questo rasoio con altri saponi, con questo sapone è più scorrevole, ve lo garantisco ragazzi, cioè non è tanto bello. Sarà anche che ho utilizzato in maniera più corretta il grooming depth per barba. Primo passaggio è andato ottimamente, oserei dire. Sciacquiamo il viso. Ok, e andiamo con l'applicazione del panno caldo. Favoloso ragazzi, favoloso, sto avendo proprio momenti di trance. Allora, saponiamo il viso.
Bellissimo montaggio, ragazzi. Allora, andiamo adesso con il verso del conto dell'obliquo otraverso. Ok, secondo passaggio andato, sciacquiamo il viso. Ok, andiamo di panno caldo. Quindi andiamo ad insaporare il viso. Adesso, ragazzi, prima di andare con il contropelo, io devo andare a recuperare lei, la tavoletta freezer. Quindi vado, la prendo e ritorno. A tra poco. È lei, eccola. La vado a recuperare, ragazzi, perché è talmente rigida che adesso tenendola qua, mentre passo in contropelo e sciacquo il viso, si ammorbidisce al punto giusto che la posso applicare, altrimenti è inutilizzabile. Allora, andiamo con il contropelo, ragazzi.
Quindi, contropelo andato, andiamo a valutare e i ritocchi da fare. Ok, allora andiamo con una passata di cortesia. Mentre mi tengo un po' in posa questa passata di cortesia, sciacquo tutto, sciacquerò anche il viso e noi ci vediamo tra poco. Benissimo ragazzi, ho sciacquato anche il viso, quindi sono pronto per l'applicazione della salvietta Frizzell. Eccola qua. Favoloso. Allora, ragazzi, mentre lascio che il viso torni a temperatura ambiente, io finisco di sistemare e noi ci vediamo tra poco. Dimenticavo, ragazzi, il viso va asciugato, quindi lo devo tamponare con questo asciugamanino. Ecco qua. Quindi io proseguo e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, possiamo andare con l'applicazione della crema Provictis del saponificio Varesino. Ok, quindi lascio assorbire la crema e noi ci vediamo tra poco. Eccoci qua, andiamo con l'applicazione del fluido balsamico senza profumazione di Extru. Questa è un'acqua lenitiva,
Non contiene alcol e contiene acqua di amamelis, estratto di aloe, estratto di camomilla, estratto di boldaggine, mentolo con filtro solare. Quindi andiamo ad applicarla. È piacevole, è proprio un'acqua molto molto piacevole, senza profumazione, quindi non va ad influire con l'aftertaste che metteremo dopo. Quindi ci vediamo tra poco, ragazzi, finisco di sistemare e lascio che l'acqua si assorba. Bene, possiamo andare con l'applicazione dell'aftershave o del toilette di 2 novembre di Extro. Andiamo ad agitare perché favoloso, ragazzi, semplicemente favoloso. Fantastico, ragazzi. Allora, come proseguirà la skin care? Allora, la skin care prosegue con la prima colazione. No, questo è per accontentare me. La skin care procederà dopo con l'applicazione della lozione Rescue Potion di Zingari Men, eccola qua, e poi a seguire. Non so se uscirò o meno, comunque, trascorso un po' di tempo dall'applicazione della Rescue Potion, andrò a mettere la crema idratante del set 2 novembre di Extro. A questo punto, ragazzi, non mi resta che augurarvi una felice domenica. La rasatura è andata benissimo e sono contento. Vi ringrazio per essere stati con me, per avermi seguito, per avermi fatto compagnia in questa rasatura e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ancora buona domenica a tutti, ragazzi. Ciao.